Canterò in eterno a te, io voglio lodarti, Signor, e benedirti, alleluia. Ecco, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, carissimi, carissime, bentrovate, ecco che oggi preghiamo per la Basso Fiorenza e i genitori, affidiamo tutti i nostri cari alla misericordia di Dio. L'eterno riposo dona loro il Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. E chiediamo anche questa purificazione, come in questi giorni speriamo che ci sia un po' di riposo, un po' di riprendere le forze, speriamo anche fisicamente, e magari ne abbiamo bisogno anche sempre di riprendere le forze spiritualmente. Siamo qui anche per riposare l'anima in questa mezz'oretta, e solo Dio può purificarci, può farci, come si chiama, quando restyling, non so come si chiama adesso, quando vai dall'estetista, ma voi lo sapete, spiritualmente però. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Oggi celebriamo la Messa per chiedere la virtù della carità. Infiamma, o Padre, i nostri cuori con lo spirito del Tuo amore, perché pensiamo e operiamo secondo la Tua volontà e Ti amiamo nei fratelli con sincerità di cuore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Ci sediamo, ascoltiamo il profeta Michea. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: accogli, Signore, il nostro sacrificio di lode. Accogli, Signore, il nostro sacrificio di lode. Dice il Signore: davanti a me mi unite i miei fedeli che hanno sancito con me il cielo annunzi la sua giustizia, Dio è il giudice. A
accoglie, il Signore, il nostro sacrificio di lode. Non ti rimproverò per i tuoi sacrifici, i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti. Non prenderò gioielli dalla tua casa, né capi dai tuoi occhi. Accogli, Signore, il nostro sacrificio di lode. Perché vai ripetendo i miei decreti e hai sempre in bocca la mia alleanza, tu che detesti la disciplina e le parole che le getti alle spalle. Accogli, Signore, il nostro sacrificio di lode. Hai fatto questo che dovrei tacere, forse credevi che anch'io fossi come te. Ti offro il sacrificio di lode, questi mi onora. A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio. Accogli, Signore, il nostro sacrificio di lode. Alleluia. Alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo alcuni scribi e farisei dissero a Gesù: Maestro, da te vogliamo vedere un segno. Ed egli rispose loro: Una generazione malvagia e adultera pretende un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona, il profeta. Come infatti Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Nel giorno del giudizio, quelli di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono, ed ecco vi è uno più grande di Giona. Nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà contro questa generazione e la condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone, ed ecco vi è uno più grande di Salomone. Parola del Signore. Nel capitolo 12 di Matteo vediamo 2 atteggiamenti molto diversi dei farisei nei confronti di Gesù. Fariseo come loro, ma di classe sociale meno alta e soprattutto di successo. Specialmente i capi dei farisei erano invidiosi del successo che Gesù aveva con la gente. E quando sei invidioso arrivi a negare la verità e l'evidenza. Gesù faceva segni, miracoli, guariva la gente, liberava gli indemoniati. E i capi dei farisei invidiosi dicevano in giro: quest'uomo scaccia i demoni per mezzo di Belzebul, capo dei demoni. Accusavano Gesù di essere un indemoniato. Questo è il primo atteggiamento, invidia, che porta a inventare menzogne contro l'altro e ad autoconvincersi che queste menzogne sono vere. Diverso è l'atteggiamento dei farisei che incontriamo nel brano letto oggi. Essi sono dubbiosi, hanno visto i miracoli, ma i loro capi dicono che questi miracoli non dimostrano nulla, che potrebbe essere un inganno del demonio. Allora vanno da Gesù e chiedono un altro segno. Gesù li scuote, li sgrida un po', li vuol fare svegliare dal torpore in cui si trovano. È come se dicesse: guardatevi attorno, i segni li avete già visti, i segni sono troppi perché non ci sia nulla di vero. E cita la gente di Ninive che si era convertita ad ascoltare il profeta Giona, che non aveva dato nessun segno, nessun miracolo, e la regina del sud che aveva fatto chilometri per incontrare Salomone. Se fossero più attenti scoprirebbero che i segni ci sono già
E soprattutto la strada da seguire non è tanto il ragionamento teorico, ma è fare esperienza, convertirsi, cominciare a lavorare per il regno di Dio. E infatti dice: quelli di Ninive si sono convertiti, quelle, e voi non vi convertite. Imitare l'amore di Gesù per i piccoli, i poveri, gli umili, gli scartati, questo dobbiamo fare. In pratica Gesù dice: fate come me e allora capirete. Gesù non vuole annunciare prima di tutto se stesso, perché si può credere in Gesù ed essere il contrario di lui. Pensate quanti preti come me parlano sempre di Gesù e fanno il contrario. Gesù ti dice: seguimi, imitami, fai come me, vivi il Vangelo. Non importa se non hai capito tutto di me, lavora con me per il regno di Dio, il resto lo capirai poco a poco. Gesù ci chiede di impegnarci per il regno di Dio, non se ne fa nulla di una fede teorica. Questi farisei curiosi ma dubbiosi sono proprio come noi. Quante volte noi andiamo in giro a cercare segni, miracoli, apparizioni? Siamo sempre all'inizio. Magari questi segni possono servire per l'inizio del cammino, ma poi mettiti a camminare, cambia vita, diventa discepolo di Cristo nel concreto. E se al limite non hai nessun segno e sei ancora dubbioso su Gesù, non importa. Tu vivi il Vangelo, tu cambia vita e vedrai che capirai. Sappiamo che questo richiamo di Gesù ai farisei dubbiosi ma sinceri è stato molto efficace, perché dopo la sua risurrezione molti farisei sono diventati discepoli di Cristo. Non solo San Paolo, ma molti altri. È stato proprio come aveva predetto Gesù: non sarà dato alcun segno se non il segno di Giona il profeta. Come infatti Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Gesù preannuncia profeticamente la sua morte e risurrezione. Il segno di Giona è la risurrezione di Cristo. La risurrezione di Cristo ha convertito un gran numero di farisei. La risurrezione di Cristo è il grande segno che viene dato anche a noi, è un segno incontrovertibile, perché è l'unica possibile spiegazione razionale di quel che è successo a Gesù, agli apostoli, alla prima comunità cristiana. È un segno che non può essere interpretato in un altro modo che come l'hanno interpretato i testimoni. Gesù è il Signore, Gesù è il Salvatore, Gesù è Dio, Gesù è colui che deve essere il primo punto di riferimento nella nostra vita. Il segno ce lo abbiamo, quindi, la risurrezione, ma il segno serve per cominciare a camminare, per convertirsi, per cambiare vita. Non serve a nulla dire che tu credi nella risurrezione se non vivi il Vangelo. Nella prima lettura abbiamo letto un passo del profeta Michea, contemporaneo prima del profeta Osea e poi del profeta Isaia, è vissuto a cavallo della distruzione di Samaria da parte degli Assiri. Predica sotto il re Acaz e poi sotto il re Ezechia. In questo passo fa come un processo al popolo di Dio. Dio si siede in tribunale e giudica il suo popolo. Avete sentito le parole? Questo popolo lo celebra con il culto, fanno sacrifici, fanno liturgie, ma non con la vita, opprimono i poveri. Dio non chiede solo i sacrifici, le preghiere, ma soprattutto, abbiamo sentito, praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio. È lo stesso messaggio che ci ha dato Gesù nel Vangelo di oggi. Non basta la fede se non ti metti in cammino, se non cambi vita. Poi,
Esso ci hai dato, e tu in cambio donaci te stesso. Preghiamo. Santifica, Signore, i nostri doni e accettali come offerta spirituale a te gradita, e fa che la partecipazione a questo sacrificio ci renda testimoni del tuo amore, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre per i tuoi benefici, Dio onnipotente ed eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono grande del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva, per Cristo nostro Signore. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione a compiere il servizio sacerdotale, ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Cesare e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Cesare e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
grazie ancora. Vi ricordo, mercoledì c'è una Santa Messa, così per Santa Maddalena alle ore 21 qui, e poi